Buonasera, ben trovati a questa prima puntata di Mondo Amaranto. Lo avevamo annunciato già in estate che saremmo stati la TV Amaranto a tutto tondo e allora ci è sembrato giusto dare uno spazio ulteriore a quello che diamo alla prima squadra dell'Arezzo il lunedì sera alle 19, poi replica alle 21 con la nostra tradizionale trasmissione a tutto campo. Abbiamo voluto proprio creare un appuntamento dedicato a tutto l'altro mondo amaranto che comunque rappresenta la nostra città e quest'anno tra l'altro la rappresenta ancora in modo più prestigioso. Mi sto riferendo intanto all'Arezzo Calcio Femminile che è stato ripescato in Serie B e quindi saluto l'allenatrice Emanuela Tesse, buonasera. Salve a tutti, buonasera, grazie di essere con noi qui al nostro debutto. E poi c'è quell'altra realtà che si spera, ma sicuramente il lavoro iniziato è davvero molto ben promettente, che andrà a indossare la maglia amaranto in futuro, ovviamente l'Arezzo Calcio Giovanile. Allora saluto il responsabile del settore giovanile dell'Arezzo, Remo Banchetti, buonasera, buonasera Remo, ragazzi. Grazie buonasera, di essere grazie con noi. E poi Riccardo Buffetti, che voi conoscete soprattutto in voce perché è la voce delle telecronache dell'Arezzo Calcio Femminile, ma ha fatto anche il debutto con il giovanile, no? Esatto, delle nazionali di domenica. Domenica, ecco, dopo vedremo proprio le immagini degli allievi che hanno battuto il Siena, come l'hanno battuto anche i giovanissimi, e quindi l'Arezzo ha fatto un trittico considerando anche la prima squadra, quindi il Siena diciamo ne ha perse 3 su 3. Allora, io direi di cominciare con Manuela. Tra l'altro una giornata in cui c'è stata anche la qualificazione per il calcio femminile italiano agli europei, quindi è un bel segnale direi per tutto il movimento, no? Assolutamente, ieri la nazionale italiana ha battuto la Repubblica Ceca 3-1 e si sono qualificate per gli europei che si svolgeranno in Olanda. Penso che questo sia un buon risultato per tutto il movimento calcio femminile, in quanto partecipare a competizioni di questo genere non fa altro che crescere, far crescere tutto il movimento. Allora, che realtà hai trovato qui ad Arezzo? Campionato che deve iniziare, cioè sta, quindi siamo all'inizio, no, di un percorso, Arezzo che si trova in questo nuovo campionato dopo il ripescaggio tanto atteso. Che sì, intanto penso che per la città di Arezzo il palcoscenico della Serie B sia quello ideale, sia per l'Arezzo maschile che in Lega Pro, e quindi anche la compagine femminile è giusto che abbia questo palcoscenico nazionale. E l'ambiente è molto propositivo, e logicamente ho una squadra che viene dalla Serie C che è molto differente da quelli che sono i campionati nazionali, e ho tempo di lavorare. Bisognerà lavorare tanto, quello indubbiamente, soprattutto per quanto riguarda la testa, e bisogna lavorare prima in quello. I ritmi sono diversi, l'approccio alle gare sono diverse, abbiamo tutte compagini molto superiori sulla carta naturalmente a noi, ma lavoreremo per fare una bella figura e per portare in alto i colori amaranto. Allora, tra poco vedremo anche qualche immagine che siamo venuti a curiosare in uno dei vostri allenamenti, poi nella seconda parte rivedremo anche le immagini della Coppa Italia che è stata giocata qualche settimana fa. E comunque per Arezzo è stato un bel colpo avere Emanuela, no? Perché da giocatrice ha vinto 4 campionati italiani, 5 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, un campionato di Serie B, da allenatrice un campionato italiano con la Torres, 2 Supercoppe Italiane sempre con la Torres e un campionato di Serie B. Ci auguriamo magari in futuro di aggiungere anche il nome di Arezzo in questa serie, no? Beh, questo è di buon auspicio sicuramente. Allora, che campionato sta intanto la squadra? Che squadra è? La squadra giovane? Abbiamo seguito assolutamente anche gli arrivi che ci sono stati, no? Sì, diciamo che abbiamo la più grande in campo in queste partite di Coppa Italia, 24 anni, quindi è una squadra giovane su cui si può lavorare tantissimo. E, certo, le giovani vanno anche preservate, nel senso che non si può aspettare da una giovane l'esperienza che ha una grande, però la società ha voluto seguire questa filosofia, cioè far crescere le giovani,
e dobbiamo dire che l'Arezzo ha tutte le categorie a partire dalle pulcine, quindi è un lavoro che è stato fatto negli anni, è un ottimo lavoro, e quest'anno c'è il coronamento di questa Serie B nazionale dove speriamo nei prossimi futuri anni di poter avere tutte le ragazzine in prima squadra. Questo diciamo che è l'obiettivo della società Arezzo. Riccardo, che chiaramente è stata solo una primissima impressione, perché ovviamente era una gara, come spesso sono quelle di Coppa, soprattutto certo, inizio stagione, poco significanti. Hai visto già delle differenze rispetto a tutto il campionato che hai seguito l'anno scorso? Sicuramente rispetto alla stagione scorsa si è visto anche alzarsi il livello tecnico dell'avversario, quindi le ragazze amaranti sono, diciamo, chiamate a fare il salto di qualità quest'anno. Probabilmente con la nostra allenatrice Manuela Tesse, la nuova allenatrice dell'Arezzo femminile, ci sarà, perché già si iniziano a vedere, diciamo, le trame di gioco. È vero che quando si è disputata la partita l'Arezzo era in ritardo di preparazione, quindi rispetto a Castelvecchio, però diciamo già è riuscita in diversi frangenti dell'incontro a tenere testa la squadra avversaria. Bene, dopo vedremo allora le immagini della Coppa e poi ovviamente vedremo anche quali sono le squadre che partecipano a questo campionato di Serie B. Adesso apriamo un attimo il discorso Amaranto giovanile, lo facciamo intanto vedendo il servizio della vittoria degli allievi di Violetti nel debutto casalingo alla Nave contro il Siena. Inizia con una vittoria il cammino casalingo degli allievi dell'Arezzo nel derby contro il Siena. Partita a due facce, molto condizionata dalle pessime condizioni meteo che hanno fatto piovere un autentico nubifragio nella seconda frazione di gioco. Nel primo tempo invece gran partita della formazione Amaranto, che è partita subito forte costringendo il Siena sulla difensiva. Già all'11esimo i ragazzi di Violetti hanno trovato il vantaggio con Ricci, che dal vertice sinistro dell'area di rigore ha trovato una parabola perfetta che è finita sotto la traversa sul secondo palo. L'Arezzo ha continuato a premere, andando anche a raddoppiare al 29esimo con un altro gran tiro dal limite, questa volta di Chioccioli, che leggermente spostato sulla destra ha trovato l'angolo alto sul secondo palo. Sotto di due gol gli ospiti hanno provato a spingere per cercare di raddrizzare la partita, riuscendo ad accorciare le distanze al 39esimo ad un solo giro di lancette dal riposo. Punizione dalla destra di Imperato, calciata di sinistro a rientrare, che è passata in mezzo alla selva di gambe dell'area di rigore e si è insaccata sul secondo palo. Nell'intervallo è iniziato a piovere copiosamente e sul campo allentato la seconda parte di gara è andata via senza particolari sussulti. Gli allievi Amaranto dunque si godono la prima vittoria in campionato. Dopo la sconfitta della scorsa giornata, oggi è arrivata una vittoria contro il Siena, una vittoria che ha dimostrato carattere della squadra anche. Sì, io diciamo che più che il risultato, che fa sempre piacere, soprattutto per la parte emotiva dei ragazzi, insomma, no? Guardo alla crescita che c'è stata sul piano della personalità e sull'idea del progetto di gioco che stiamo portando avanti. C'è da lavorare tantissimo ancora, perché siamo partiti bene, abbiamo fatto 25 minuti con una buona idea, con una buona intensità, creando situazioni. Poi dopo, nel momento di difficoltà, abbiamo peccato un po' di personalità, soprattutto nel secondo tempo potevamo gestire più da squadra il possesso palla e con i due tocchi saremmo andati più volte magari a arrotondare il risultato. Però diciamo, ottimi progressi dopo la partita di domenica, quindi il segnale è più che positivo. Ecco, dove può arrivare secondo lei questo Arezzo quando, diciamo, sarà in forma? Ma porsi i limiti nel settore giovanile soprattutto è deleterio, cioè, non va mai fatto in generale. Questo è un gruppettino interessante, soprattutto fatto di ragazzi che sono veramente dei gran professionisti, vengono a lavorare con un'attenzione incredibile, con una voglia molto 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 interessante. Se mantengono questa prerogativa, secondo me è un gruppo che si può togliere delle grosse soddisfazioni. Vediamo, per quanto riguarda gli obiettivi facciamo passare un po' di tempo, poi vedremo. Non si sbilancia Alessandro Violetti. Allora, visto che abbiamo visto il filmato, Remo, che squadra è questa squadra degli allievi? Questa è una squadra molto giovane, costruita anche per l'anno prossimo, perché qui dentro c'è 12-2001 e gli altri sono 2000, sicché lavoriamo anche un attimino sul futuro. Una squadra molto tecnica che, come diceva il mister, va plagiata e va portata a un livello importante, ma io ho fiducia sul mister perché è un ragazzo molto preparato.
Poi ci sono ovviamente anche i giovanissimi che hanno vinto per 4-3 sempre col Siena, e quindi state facendo un lavoro a tutto tondo, nel senso che poi ci tenete particolarmente alla crescita, certo, fin dai più piccoli, no? Certo, i giovanissimi è stata una partita molto pazza, perché 10 minuti si era sotto di 2-0 e negli altri 20 siamo riusciti a ribaltare il risultato. È una squadra questa che deve abituarsi a questa categoria qui, perché molti di loro vengono da un provinciale e si sa che lo stacco è molto arduo. Però abbiamo fiducia, perché anche qui secondo noi abbiamo scelto un allenatore che fa crescere i giovani e abbiamo fiducia, via. Ecco, avete chiaramente una visione poi di lungo periodo, perché una squadra ovviamente professionistica deve pensare poi a crescere. Certo, no? Certo, perché quest'anno abbiamo raddoppiato le squadre, da 3 siamo passati a 6 e qui iniziamo un percorso molto importante per noi, perché dobbiamo abituare i ragazzi a fare questi campionati nazionali, perché i giovanissimi B, che sono 2003, e gli esordienti A andranno a fare questo campionato importanti per arrivare al primo ostacolo, che dovrebbe essere per loro non come questi 2002 che si trovano, ripeto, vengono da un provinciale e sono messi nel nazionale subito, che ne risentono sicuramente. Si spera che nei 2 anni o 3 di lavoro portarli a un livello molto competitivo. Riccardo, abbiamo visto, è stato 2 bei gol, no? Anche belle conclusioni, quelli a Maranto, poi della ripresa poteva arrivare anche il 3-1, poi ci si è messa un po' la pioggia, però insomma è stata una vittoria convincente. Sì, è stata una bella partita innanzitutto, con l'Arezzo che fin dai primi minuti ha cercato di spingere per trovare la rete del vantaggio, trovato poi dopo con un gran gol di Ricci, ha raddoppiato pochi minuti dopo con Chioccioli e ha subito la rete, diciamo un po' con una lacuna, perché davanti il giocatore avversario è andato direttamente alla conclusione senza, diciamo, trovando preparata la difesa a Maranto, ma è una lacuna in cui mister Violetti può sicuramente lavorare e può sicuramente migliorare. Sì, abbiamo visto questa palla che è passata, un gol abbastanza episodico. Nel girone degli allievi in testa il Livorno, nel girone invece dei giovanissimi è in testa il Prato e il Tuttocuoio, che sono formazioni, soprattutto il Tuttocuoio che andremo sui giovani. Alla ripresa del campionato, perché domenica è fermo, sì, andremo a trovare. Là. Quindi vedremo come andrà a finire. Comunque è una squadra che certamente fa ben... promettere per il proseguimento della stagione, al di là che poi i risultati ovviamente contano, forse danno quell'aiuto, sì, no, in più. Un po' di autostima, però noi guardiamo la crescita dei ragazzi, che questa è la cosa molto più importante. Anche perché poi veniamo dal risultato strepitoso della Berretti del passato campionato, certo, no? Certo. Che non sarà facile emulare. No, sarà facile, perché è totalmente cambiata la Berretti, sì. Anzi, colgo l'occasione in bocca al lupo, perché sabato partiamo con la Berretti e giochiamo contro la Lupa Roma alla Nave. Alle ore 15. Dopo magari faremo un accenno per questo debutto della formazione di Abruscato. Allora ci fermiamo un attimo e poi ripartiremo ancora dal calcio femminile. A tra poco. Eccoci tornati, allora questa è la trasmissione Mondo Amaranto dedicata al calcio femminile dell'Arezzo e al calcio giovanile Amaranto. Ripartiamo rivedendo le immagini e il servizio sulla Coppa Italia, che ha visto appunto il debutto stagionale dell'Arezzo calcio femminile. Si interrompe al primo turno la strada dell'Arezzo calcio femminile in Coppa Italia. Nella gara di ritorno il Castelvecchio ha superato 2-1 le Amaranto. Vantaggio della squadra ospite con Amaduzzi nel primo tempo, al quarto d'ora. Il raddoppio nella ripresa con Casali al 9. Per l'Arezzo, in gol a tempo scaduto, Francesca Mazzini.
Siamo qui con Manuela Tesse, nuovo tecnico amaranto. Allora, non parliamo tanto della partita quanto della prestazione dei minuti nelle gambe e del gol di Mazzini nel finale. È quello il punto di ripartenza per l'Arezzo quest'anno? Beh, intanto sono molto soddisfatta della partita. Logicamente siamo indietro di condizione, abbiamo iniziato da 2 settimane ma comunque con la squadra non al completo. Da mercoledì abbiamo avuto le ultime 2 ragazze, quindi abbiamo tutto il tempo per prepararci a questo nuovo campionato, nuovo perché le ragazze non sono abituate a questi ritmi, vengono da una Serie C. Però c'è molta disponibilità, sono molto contenta e sono sicura che faremo bene. Parliamo un po' della squadra. Lei ha preso in mano già l'ossatura di anno scorso e più sono aggiunte altre ragazze. È soddisfatta di questo gruppo, di come si sta comportando anche a livello di preparazione? Assolutamente sì, e come dicevo c'è molto da lavorare, la squadra non si costruisce in 2 settimane ma c'è bisogno di tempo. Io penso che già a dicembre sapremo dire la nostra, ma oggi è stato confortante. Ringrazio tutte le ragazze perché hanno dato il massimo, oggi era una giornata molto calda e non ho niente da dire, anzi niente da rimproverargli. Abbiamo preso un gol subito direttamente su calcio piazzato, questo ci ha un pochino frenato, però hanno reagito alla grande. Sono molto contenta e soprattutto fiduciosa. Qui esprimevi, ti abbiamo visto in tenuta da lavoro, no? Esprimevi una soddisfazione, un ringraziamento anche per come le ragazze si erano comunque predisposte a questo impegno, malgrado appunto fossimo solo all'inizio. Hai detto a dicembre, quindi a dicembre pensi che si possa vedere l'Arezzo quello che potrà far vedere al 100%? Beh, sicuramente a dicembre vedremo già una squadra già un pochino più rodata rispetto adesso. 3 mesi per lavorare sono tanti, però ci vuole ancora tempo. Io ho dato i 3 mesi per vedere un qualcosina di più e sicuramente le prime partite di campionato faranno sì che le ragazze si abitueranno proprio a questi nuovi incontri. La Serie C era un altro, dico sempre, era tutt'altro film. Questa, la Serie B, e sarà molto molto dura, tosta. Tosta. Come è cambiato anche l'approccio, diciamo, non solo magari nelle nuove ragazze o anche bambine che scelgono magari di intraprendere questa avventura? La sensazione è che l'interesse sia cresciuto da parte del mondo femminile? Ma l'interesse penso stia crescendo un po' in tutta Italia. Il calcio femminile e deve essere considerato uno sport come tutti gli altri, quindi le mamme e i papà non devono avere problemi per far sì che la loro bambina possa calpestare il manto erboso. È uno sport come qualsiasi altro sport, bisogna anche saper ascoltare i propri figli. Io dico sempre ai genitori, se gli piace il gioco del calcio, perché no? Perché non giocare a calcio? E purtroppo culturalmente ancora in Italia siamo un pochino indietro, quindi è una questione soprattutto culturale. Però penso che ormai siamo nel 2016, penso che si debba anche un pochino andare avanti, ecco, e sciogliere un po' questi tabù che legano il calcio femminile a uno sport solo esclusivamente per maschi. Allora, stiamo dando un'occhiata alle squadre che avete in campionato, il debutto sarà in casa del Vittorio Veneto. Sì, beh, come tutti gli anni le squadre, il Vittorio Veneto è appena retrocesso dalla Serie A, quindi diciamo che le neopromosse vanno sempre a scontrarsi con quelle che sono le prime della classe. Sarà un test molto duro, però io lo considererei, cioè giocheremo la partita, andremo lì di certo non per essere sconfitte ma per giocarci la partita, e servirà sicuramente comunque a mettere minuti nelle gambe, a farsi di vedere gli errori, migliorare la squadra, e di certo è un test molto duro, così come quello che disputeremo in casa contro il Gordice, sempre una squadra veneta. Però io sono molto fiduciosa, assolutamente, il tempo sicuramente ci darà ragione, e se le ragazze manterranno questo tipo di approccio sia agli allenamenti e soprattutto alle amichevoli che stiamo disputando, penso che faremo sicuramente un buon lavoro tutti insieme. Quindi Vittorio Veneto potrebbe essere una delle candidate alla vittoria? O... Beh sì, diciamo che è appena retrocessa la Serie A, un buon organico, e forse retrocessa anche immeritatamente, quindi sicuramente sarà una delle candidate per la vittoria del campionato di Serie B. Però io sono abituata a vederle in campo, le squadre, quindi la carta sinceramente non mi interessa, le partite si giocano sul campo.
poi vedo c'è l'Udinese, c'è un bel derby con il Perugia che qui è abbastanza sentito. Sì, sì. Abbiamo già avuto modo di gara fare in agenda un'amichevole col settore giovanile contro il Perugia, quindi ecco. Sì, conosciamo bene la società, un'altra società che lavora benissimo con le giovani, e saranno tutti dei bei match sicuramente. E speriamo che la città di Arezzo ci possa seguire e sostenere soprattutto. Ecco, lo scorso anno ci fu proprio, credo, nell'ultima partita casalinga, ci fu l'arrivo degli Ultras, no, Riccardo? In pienone, certo. L'ultima partita contro il Don Bosco Fossone ci fu la tribuna del Laurentini stracolma, quindi a dire la prestazione poi l'ultima giornata di campionato fu davvero un grande spettacolo. Ecco, sarebbe bello che si ripetesse, no? Assolutamente, che gli Ultras vengano a vedere, tra l'altro anche con curiosità, questo campionato di Serie B che non abbiamo visto. Assolutamente, io poi cercherò di lavorare per offrire a tutti i tifosi un buon prodotto e quindi che si possano divertire allo stadio, che quella è la cosa prioritaria sicuramente. Su cosa deve puntare un allenatore, diciamo, in uno spogliatoio femminile? Nel senso, è una domanda banale, perché ad esempio nella la nazionale, no, allenata da Cabrini, che tra l'altro conosciamo bene perché è stato qua, ha allenato l'Arezzo per un anno, cioè che dinamiche di rapporti si creano se l'allenatore è un allenatore, diciamo, al maschile o femminile, se ci sono delle variazioni? Tu sei stata giocatrice? Assolutamente sì, e come sapete la donna è un punto interrogativo, no? Come voi con le vostre fidanzate, le vostre mogli, non si sa mai cosa succede. Allora immaginatevi ad allenare 22 donne. Vedo che Riccardo annuisce. 22 donne, che cosa può succedere? Io lo dico sempre nei corsi, la donna è un universo da scoprire e in questo universo bisogna entrarci. E a volte la difficoltà per un allenatore uomo è proprio, sono queste dinamiche di spogliatoio. E la donna è abituata a pensare con la sua testa, a chiedersi il perché di tutte le cose, e quindi penso che per un allenatore la preparazione sia in primis la cosa che debba avere, perché senza preparazione sarebbe un compito molto arduo farsi seguire da un atleta donna. Quindi insomma questo è, ecco. E a livello di campionato, diciamola, oltre alla tecnica chiaramente, che campionato potrebbe essere a livello agonistico questo di Serie B? Beh, intanto le donne di per sé, le donne che giocano a calcio sono molto indietro a livello fisico rispetto, certo, comunque a quelle che militano nel panorama europeo. La tecnica è fondamentale, purtroppo dobbiamo capire che la donna si approccia al gioco del calcio all'età di 12 anni, la media è quella, e quindi passa tutto quello step che è la scuola calcio. Nella scuola calcio in primis si insegnano le abilità tecniche e purtroppo il gap tecnico è quello che differenzia quello che è la donna all'uomo che gioca a calcio. Gli manca proprio quei 5-6 anni di scuola calcio che le possano ampliare il proprio bagaglio tecnico. Questa è una delle differenze più ampie. Bene, allora in bocca al lupo per il debutto, che ancora c'è qualche giorno, e poi ci sarà alla seconda giornata il debutto in casa. In casa, quindi, la seconda di ottobre, quindi. Sì. Seconda domenica di ottobre. Allora, andiamo a tornare a parlare di allievi. Sentiamo un attimo questa breve dichiarazione che ti ha fatto il capitano, giusto? Degli allievi. Sentiamo. Siamo qui con Gerardini, capitano dell'Arezzo. Quest'oggi è una partita dal sapore, diciamo, diverso rispetto alle altre, una vittoria contro il Siena nel derby. Sì, sicuramente, il derby, poi per un aretino, siamo tutti squadra aretini, quindi è sicuramente una bella soddisfazione. Ecco, e diciamo anche della tua prestazione di quest'oggi, ho giocato davvero molto bene la ripresa, poi la sostituzione perché la stanchezza si faceva sentire. Sì, poi soprattutto per l'ammonizione, essendo il capitano sarebbe pesata di più un'espulsione, quindi mi ha tirato fuori, va bene così. Beh, cercheremo di portarvi anche questi, diciamo, queste testimonianze, no? Perché non si ascoltano mai, oltre a non vederli mai ve li faremo vedere, ma anche giustamente anche ascoltare, perché sono loro poi i veri protagonisti. Ha detto una cosa, no? Certo, siamo aretini. Siamo aretini. Perché questo è composta da tutti aretini. Questo è un dato che va sottolineato. Certo, no? Certo. Bisogna lavorare sul territorio, è anche l'input della società di non avere più ragazzi da fuori.
perché noi pensiamo che il territorio aretino ci possa dare molto, infatti nelle fasce basse c'è possibilità di ragazzini interessanti. Infatti ad Arezzo girano molte società del nostro Interland che vedono i ragazzini e cercano di portarli via. È uno dei motivi perché si è raddoppiato anche le squadre. E quindi avete anche modo, penso, di avete degli osservatori insomma che vanno a sì, vedere, no, se questi giocatori sono magari anche aretini, ma che magari sono in altre soprattutto squadre, aretini. No? Soprattutto aretini, quindi avete una rete insomma di... Sì. Che va, ecco. Avevi citato prima la Berretti, allora ricordiamo il debutto di sabato alle 15 contro la Lupa Roma. Nel girone ci sono Caprarese, Pistoiese, Livorno, Siena, Pontedera, Prato, Tutto Cuoio, Gubbio, Viterbese e Lucchese. Quindi in bocca al lupo, tra l'altro sarà la partita che seguiremo questo weekend, che poi vi proporremo e di cui chiaramente parleremo bene la prossima settimana. Ho notato anche che agli Ave Giovanissimi il calendario e il girone è simile. Quindi infatti stessi avversari. Sì, sia in casa, a livello logistico. Penso di sì che la federazione abbia fatto un tipo di riflessione su questo caso, insomma. Bene. E ci auguriamo anche che insomma arrivino le strutture che vi servono, perché questo non è un mistero, insomma, quello sarebbe il benvenuto, perché il lavoro potrebbe aumentare. Quindi insomma ci auguriamo, l'avevamo intervistato, è un bene per Arezzo. La scorsa settimana l'assessore Tanti, quando abbiamo fatto la diretta da Arezzo Fiere, e sulla struttura di cui più si parla, quella dell'Union Team Chimera, Lucia Tanti aveva detto in diretta che era tornata nelle mani del comune e che in tempi brevi probabilmente il comune avrebbe trovato il modo insomma per farlo avere all'Arezzo, e quella sarebbe, no, Riccardo, una struttura veramente ideale, una cittadella, diciamo, possiamo dire, no? Perché comunque darebbe a tutto il settore giovanile spazio per allenarsi e poter crescere. E ciò che dicevate prima, quindi, che in prima squadra dovranno arrivare i giocatori delle squadre giovanili, è la parte fondamentale del calcio, almeno per oggi, quello che è il mondo adesso. Bene, io vi ringrazio di essere stati con noi, e ci rivedremo la prossima settimana, mercoledì prossimo. Conosceremo forse una giocatrice, non lo so, sì, oppure la presidente, avremo per quanto riguarda il calcio femminile, e vedremo insomma di portarvi qualcuno, non so se per cambiare Tuzzi o Elvis, chissà, vedremo. Grazie Riccardo, ci rivedremo la prossima settimana, buona serata. Buonasera. Grazie, buonasera.